Mantova è impegnato oggi in campo a Castel Goffredo nell'atteso derby con la Castellana. Vediamo com'è andata. Si è appena concluso il derby atteso tra Castellana e Mantova, è finita 0-0, una partita deludente soprattutto da parte dei biancorossi che hanno fornito una prova sottotono rispetto alle prove precedenti. Nelle immagini di Gian Maria Pontiroli vediamo il derby tra Castellana e Mantova. Un passo indietro nel gioco, su questo non ci sono dubbi. La prestazione fornita dal Mantova oggi a Castel Goffredo è stata forse la peggiore fra tutte quelle fin qui offerte dai biancorossi. E dire che l'11 di mister Graziani è sceso in campo con propositi bellicosi, visto anche il particolare momento di crisi attraversato dalla Castellana, reduce da due pesanti sconfitte esterne. Pronti via, il pallone si sgonfia e con esso anche la partita, se si accetta il fallo di mano di Lampugnani, punito inizialmente dall'arbitro Paolini con un rigore, poi diventato giustamente una punizione dal limite. Il Mantova è infatti scivolato nel solito labirinto scialbo e senza idee del primo tempo con il Villafranca, lasciando che una Castellana inizialmente intimorita prendesse via via più coraggio, fino ad arrivare sul finire del tempo due volte vicino al gol, prima con Maraldo e poi con l'ex di turno Lampugnani che svirgola un ottimo pallone da pochi passi. Il secondo tempo vede l'entrata di Mamadou al posto di Bonomi, ma a differenza di 7 giorni fa la luce non si accende, anzi è ancora la Castellana a sfiorare il vantaggio, sempre con Lampugnani che di testa alza da buona posizione. Archimede Graziani gioca la carta a Gherardi trasformando il Mantova in un tridente purtroppo completamente spuntato e lo 0-0 arriva giusto ed inevitabile con i giocatori castellani ad esultare e i tifosi mantovani a fischiare sonoramente la squadra. Brutta partita e forse hanno avuto ragione quei tifosi che ritenendo troppo caro il prezzo del biglietto hanno seguito la gara al di fuori delle reti di protezione esponendo uno striscione polemico ed ora l'intervista del dopogara. Forse stavolta c'è stato un piccolo passo indietro dal punto di vista del gioco, lei come l'ha vista la partita? Non è un problema di passo indietro tutte le volte o passo avanti. In questo momento qui le difficoltà che noi abbiamo avuto e che ci portiamo avanti per forza devono passare da questi momenti qua. Per forza devono passare da questi momenti qui. A me personalmente dispiace, no? Creare queste situazioni. A me personalmente dispiace, però in questo momento qui noi possiamo e dobbiamo continuare a lavorare cercando di migliorarci. Mi dispiace per il pubblico, hanno incitato i ragazzi fino alla fine, è giusto che alla fine abbiano anche protestato. Mi è piaciuta, abbiamo ancora quel piccolo problema del gol, però cercheremo di risolverlo pian piano. L'importante per adesso, ripeto, è aver trovato la mia squadra, quella che nelle ultime 2 settimane non avevo vista, anzi ancora quest'anno non l'avevo vista. Siamo alla 4ª giornata, non siamo salvi, abbiamo 4 punti, siamo ancora là, quindi però la cosa importante per noi era questa, ritrovare quella passione, quella voglia e quel coraggio che l'anno scorso avevamo, quest'anno ancora non l'ho visto, quindi vuol dire che siamo sulla buona strada. Insomma.